diamo un caloroso benvenuto da Azadlik Square, cuore di Baku e sede ovviamente del Gran Premio d'Azerbaigian. Velocità elevate, curve strette, poche vie di fuga. Molti si aspettano oggi una safety car, quindi i nostri piloti dovranno prestare particolare attenzione e ci auguriamo che si manterranno lontani dalle barriere. Con 20 curve e una lunghezza di 6 km, il circuito cittadino di Baku, nel cuore della capitale dell'Azerbaigian, è un'autentica prova di resistenza, pazienza e precisione per qualsiasi pilota. Le curve a 90 gradi attraverso il settore 1 portano a uno scatto in salita all'inizio del giro della città vecchia, per poi entrare sul rettilineo record da 2,2 km a tutto gas attraverso il settore 3 verso il traguardo. Come sempre sono in compagnia di Luca Filippi. Perché non cominciamo con un parere su Valtteri Bottas? Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? Non ci sono garanzie qui, ma senz'altro la prestazione della volta scorsa li ha resi più sicuri per quanto riguarda questa gara. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position e al suo fianco in seconda posizione c'è Sebastian Vettel. Per quanto riguarda il resto della griglia, Hamilton, Ricciardo, Valtteri Bottas e Schumacher, Perez, Ocon, Stroll e Max Verstappen, Sainz, Norris, Dani Kvyat e Gasly, Giovinazzi, Albon, Kimi Raikkonen e Kevin Magnussen, Russell, Latifi, Grosjean e l'uomo della pioggia. 60 posizioni penalità, ragazzi, tanto bella raga. Avevamo il ritmo da ottavo posto, ho preferito cambiare tutti i pezzi, così avevamo anche pezzi in più per la stagione, e possiamo secondo me recuperare, questo è il mio pensiero, vediamo se sarà possibile. Comunque sicuramente non voglio ritirarmi, questo è poco ma sicuro. Infatti ho fatto solo, cioè il Q1 ero ottavo e dopo mi sono ritirato, così ho ottenuto anche, allora togliamo via un po' di roba, ok. Vai raga, andiamo. Gran Premio di Baku, Azerbaigian. Mamma mia, no, partenza inaccettabile. Madonna, cosa ho fatto? Una delle partenze più orrende della storia della F1. Però adesso ci prendiamo l'esternazzo e vai. Collisione con Albon, boh. La macchina c'è, i pezzi perfetti, come fosse Monte Carlo, come fosse... Monte Carlo, Melbourne. Ok, la macchina la sento meravigliosamente bene. Se non sbagliamo possiamo rimontarla, ragazzi, perché comunque ho sbagliato l'altro anno a mettere pezzi da cioccolataio. Poi safety car che arriveranno, perché abbiamo capito che Liberty Media vuole solo le safety. Pian pianino. Ricordiamo che c'è un rettilineo molto lungo, molto lungo, dove possiamo recuperare. Questa è la curva che odio. Adesso è solo star tranquilli. Le potenzialità per far bene ci sono. Ricordiamo qua il ritiro dell'anno scorso, che mi hanno buttato fuori comunque, voglio dire, cioè. Mamma mia. Abbiamo rischiato, Kimi, ciao Kimi. Non rompere i maroni, Kimi. Yellow flag intanto. Giro veloce di Charles. Fastest di Charles. Davanti hanno anche le hard comunque. Intanto dietro è successo qualcosa. Dobbiamo stare attenti però, perché comunque è una gara difficile. Cerchiamo di usurare poco, in questo momento ha poco senso tenere, teniamo la miscela magra, recuperiamo un po' di benza. Volevo essere bello leggero per la partenza, sinceramente. E adesso vediamo se è possibile fare qualcosa.
dopo la vittoria di Barcellona è arrivato un ritiro beffardo, ma una che penso che la simuleremo nel prossimo, perché mi sono rotto i coglioni sinceramente. Comunque Mick lo sto tirando su bene, sono, ecco, sono tanto orgoglioso del mio Mick, ma tantissimo, perché l'abbiamo portato già a grandi livelli, la macchina è la quarta forza del mondiale oltretutto, quindi voglio dire, no no, bene bene. Questo, poi siamo già, ragazzi, siamo già all'ottava gara, settima della seconda stagione, mai successo veramente. Questo gioco è meraviglioso, è bello, i colpi di scena c'hai, oddio, mamma mia. Su qua ci mettiamo la grassa e vediamo di recuperare un po'. Però si è un po' stabilizzata la gara, nel senso abbiamo perso quei secondi dalla McLaren, non riusciamo più a prenderlo Norris, e lui c'ha le hard, non è un buon segno. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto. Vabbè, teoricamente una safety car arriva, quindi freghiamoci nel carburante, lo recuperiamo in regime di safety. In questo momento stiamo tenendo da Kiat, ma non recuperiamo da Norris. Situazione un po' beffarda al Baku Circuit, in un inglese che ormai è di yellow flag ancora. Nessun ritiro, però forse incidente come prima indietro. Stanno ammazzando dietro. Fuori Kiat. Safety car subito. Safety car subito. Il gruppo, ma ricorda che devi mantenere positivo il tempo delta. Incredibile, al terzo giro già safety car. Potremmo vederne anche più di una forse qua, Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Questo vuole Liberty Media e noi diamo questo. Che bello, mi diverto troppo, ragazzi, così. Può succedere sempre di tutto. Una Formula 1 che ormai è noiosa, questo può renderla più divertente. E sarà capire se a sto punto fare lo switch delle gomme subito a sto punto. È vero che vado ultimo, però gli altri vanno. Beh, se non va nessuno, troppo presto forse. Dopo comunque non arrivo a fine gara. Non mi conviene, non mi conviene, dai. Non conviene. Mick è ai box per la sosta. No, qualcuno va però. Andiamo. Ho cambiato idea. Intanto c'è lo switch. Sono riuscito a fare un errore in regime di safety car, pazzesco. Perso la posizione da Grosjean che poi non mi ha restituito ovviamente. Solo io posso fare le cagate in regime. Ok. Mi sono ripreso un bel po' di posizioni. Qua un rischio, però forse botta se ho culo. E Valtteri, me lo ciuccio. Me lo son ciucciato. Buono. Tanti sono andati anche ai box. Cioè tanti non sono andati ai box, scusate, quindi vedremo chi ha ragione. Chi avrà ragione, se il Cume o il resto del mondo. Però per me ci saranno altri colpi di scena, è una gara pazza quella di Baku, secondo me quest'anno, dopo il ritiro dell'anno scorso, quest'anno voglio far bene. Monte Carlo abbiamo capito che è così. Ma va bene. Tanto sappiamo che sarebbe bello fare un mondiale senza ritiri, ma è difficile. E non è neanche reale, a parte le Mercedes che hanno rotto il cazzo nella realtà. Ma ci devono essere i colpi di scena, se no, se tutte le gare le finisci sempre, che cagata è? Certo, meglio se le finisco, ma non, umanamente non puoi non sbagliare mai. Tanta paura di sta curva, anche perché ti buttano fuori qua. Ricordo che non ci sono mod a parte quella della Brown GP, degli sponsor, ma non ho messo mod dei danni, mod di safety car, quindi è tutto reale, nel senso è tutto così. Tutto il volere di Liberty Media.
qua si vede però la Mercedes. Qua ho leggermente esagerato, ma la salvo. Salvata. Cioè, loro hanno le medium, non finiranno la gara ovviamente. Secondo me non la finisce nessuno la gara. Io tento di metterle soft nell'ultimo stint. Questa è la strategia comandiana. Salvo chiaramente altre safety car che può tornare. Però con i pezzi nuovi tutto un altro passo in Azerbaigian, anche se non è una gara di certo favorevole, però tutto un altro passo. Comunque la Kumenda GP è la quarta forza, è il primo motore, quindi voglio dire, si vede anche Mick stando bene. Adesso non so dopo la sosta dove sia finito Mick, però è comunque, dai. Sarebbe bello vincere un qualche mondiale e poi lasciare a Mick magari un mondialino. Vediamo se ce la faccio, sarebbe bello. Vorrei fare tutte e 10 le stagioni. In un anno non è semplice, perché poi con Fly Simulator so cazzi, ma ci proverò. Poi quando sarà la casa nuova sarà tutto diverso. Il computer l'ho preso prima perché non ce la faccio, ho visto troppo incredibile quel gioco. Voglio giocarlo alla massima, al massimo godimento possibile. Attenzione qua, sfruttano il DRS, sfruttano tutto. Stagli sotto, appena fa un errore ci riprendiamo. Ma non c'è, in realtà non c'è neanche il DRS. Strano allora, però, molto strana sta cosa, solo con la scia. Perché cazzo, ho il motore più veloce, faccio sempre benissimo. Qua c'è molto casino, io sto sinceramente per il momento sto tranquillo, visto che loro hanno le medium. Se ho l'occasione ci provo, ma non ho fretta di sorpassare nessuno. Questa è una gara lunga. È una gara eterna. Buono, buono. Non sappiamo Max, c'è il Conte Max davanti a noi. Bottas è imbottigliato. Male per il suo mondiale, però a Barcellona da ultimo lui, penultimo io ho vinto, lui secondo. Qua mi fa un po' paura. Per qua loro si buttano. Ok. Siamo un bel trenino, però non ho il pass. Cioè, sicuramente con la macchina messa bene a livello di power unit andiamo molto meglio, però non ho un gran passo comunque qua. Forse devo avere la miglior macchina per non fare. Non so cosa sia successo, non vedo ritiri. Sicuramente è successo qualcosa, comunque è tornata girandola dei box, abbiamo guardato qualche posizione. Ma si ritorna in regime di safety car. Dobbiamo montarti le gomme nuove e passare a una strategia differente. Ma cosa metto però? Le medie sono usate, cazzo. Le soft non tengono. Bene, non ho gomme. Cosa mettiamo? Mettiamo le medie usate, ma non tengono, vedo 14 giri. Ok, rallenta. Proviamo. Soft non dureranno mai. La rischiamo. Comunque l'avevo detto. Il resto va bene, dai. Che strana gara, signori, che strana gara, che colpi di scena. Le soft non possono durare. Capire adesso in realtà, perché comunque le gomme non erano troppo usurate, erano al 10% circa. Però devo finire la gara e capire che se finisce così i sorpassi in pista non è che ne puoi fare tanti qua, poi non è che ha un ritmo geniale. Forse conveniva, non so, vediamo.
comunque si arriva alla terza safety car, bisogna andare di soft. Vai. La pista è libera, bandiera verde. Qualcosa riesco a prendermela sicuramente. Yes. Questo ci voleva. Adesso dobbiamo blindare la nona posizione. Io blindo, signori. Qua si blinda, raga, qui si blinda. Mancano tanti laps, però. Può succedere ancora veramente di tutto. Non ho capito perché la safety car, nessun ritiro stavolta. Se è un incidente più fastidioso, non lo so. C'erano pezzi in pista, detriti. Comunque Mick è messo bene, bravo Mick. È quinto Mick. Ti enduro Mick. Non mi interessa se Mick è davanti a me, vabbè, solo che bene, soldi in più e soddisfazione di portare su Mick. Cioè, al posto di comprare i soliti noti, io voglio il cognome prestigioso. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Sta calmo. Oh. Mamma mia, per il momento ci salviamo, ma lei è dura. Vediamo se qualcuno va ai box, sarebbe bene perché io non faccio, se non ci sono safety car non vado più ai box. Mamma mia, ho visto una Force India splacellarsi praticamente. Beh, c'è Russell ottavo però. Adesso sei nella top 10, continua così. Russell si può superare con Russell con le hard. Cioè Russell con le hard deve essere roba nostra, eh. Non esiste che non superiamo Russell con le hard. Che gare, Fiori. Stanno volando, ma non è prevista pioggia per la gara odierna. Ah, io metto la lasciare Russell. Non abbiamo... però c'è Norris anche. Che Romè, non sta facendo mica, eh? Credibile. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Siamo Perez e Albon, se le stanno dando tutti di santa ragione. Le gomme sono ancora messe bene, arriverò distrutto ma non posso andare ai box. E adesso so cazzi, in una gara cittadina così vicini mi viene l'ansia. L'avevo detto con che il passo c'era, da ultimi possiamo vincere ovviamente il quinto pilota del giorno, se non ci ritiriamo. Possiamo fare tante belle cose, ma silenzio. Norris è molto vicino anche Lando però, eh. Ok. Ti consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Adesso prima voglio superare Russell Crowe, dai. Ce lo ciucciamo bene, se lo bruciamo adesso. Si brucia. Ciao Russell. E Albon, Kurt Russell. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Ma come cazzo l'ho superato? Senza un danno, senza un graffietto a nessuno dei due.
Rettilino siamo forti, però. Siamo abbiamo Perez e Mick. Mick è quinto, grande Mick. Mamma mia, che rimonta. Bisogna capire le gomme. Le gomme sono ancora a posto. Mancano 7 laps però. Sì. 7 giri qualcosa. Non sarà facile tenerla. Cioè, con gomme nuove ce la potevo fare tranquillamente, ma il fatto che erano già il 10%, sono quei 3-4 giri che farò veramente in condizioni pietose. Anche col carburante sopra a fare l'ultimo giro in grassa, ma abbiamo preso 14 secondi da Gasly, ma stiamo tenendo duro anche perché Stroll mi tiene Bottas dietro. Nessuno davanti alla tie box, purtroppo qualcuno dietro sì, ho visto strategie comunque tutte rimescolate con la safety car, un po' di casino, c'è stato doppia safety car. Cioè voglio dire, è un po' curiosa la cosa. In realtà no, è un circuito come Baku, però sarebbero punti fondamentali questi in una gara comunque non favorevole. Partivamo ultimi, eh? Stroll ci proverà, eh. Bisogna avere un buon vantaggio nel rettilineo finale. Stiamo facendo la nostra migliore prestazione. Il ritmo c'è. Però è l'ultimo giro che un po'. È l'ultimo rettilineo che un po' mi spaventa. Ok, è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Sì, lo so, sta buono. Gigi vince. Grande Gigi. Fenomenale Gigi, purtroppo. Ma va bene così. Si riprende per l'ennesima volta la prima posizione. Qua forse ce la facciamo. Yes, yes, yes. Settimo posto, pesantissimo, pesantissimo. Yes. Ma non prendo la gomma e la porto a casa, niente. Eh beh, da ultimo. Strano. Che do coglioni. Luca, cosa credi abbia fatto la differenza oggi? Oggi senza dubbio la safety car ha cambiato le carte. Il segreto del suo successo è stato mantenere la calma e reagire con prontezza. In passato abbiamo visto team buttare via la vittoria per un'esitazione di troppo. Grande come. La combinazione che abbiamo visto oggi ha permesso loro di passare in vantaggio. I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Oh, Sainz è mostruoso, eh. Aspetta le frecce d'argento, un successo meritato per la Mercedes. E ora diamo un'occhiata alla classifica. Grande piloti. Quarto Mick. Mamma che Mick. Piloti. Buono anche il mio fastest. Luca, su chi cade la tua scelta? Direi l'uomo della pioggia. Molti piloti si sono messi in luce. Guarda che Mick qua ci prende, siamo settimi comunque, costruttori sesti. Va bene, dai, non male. In parità con Max, però lui forse in vantaggio, vediamo. Infatti, le verità le sto prendendo tutte, fiori. Puttana miseria. Perché i ritiri mi inculano. Va bene. Così poca esperienza, ha preso bene i soldoni che arrivano. I nostri margini sono in positivo. Penso che abbiamo spazio per reinvestire un po' di denaro. Sì, ma con calma, Beppe. Io non ho fretta. Porca miseria. Che sfiga, Qua non ho il motore, qua non va a fare un cacchio. Ci vogliono adesso punti di risorsa, che non abbiamo. Ok, raga, ci vediamo per il Gran Premio del Canada. Ciao!